Per la Pistoiese è arrivato l'ennesimo KO stagionale. Al Melani questa volta ad annientare gli arancioni è stato il Gubbio, squadra non trascendentale che ha però saputo portare via punti da Pistoia. Quei punti che invece la squadra di mister Sassarini continua a perdere per la strada, un cammino che si fa sempre più in salita. Valiani e compagni non riescono ad allontanarsi da quel terzultimo posto che inizia a mettere ansia su una salvezza diretta. La prestazione non è stata una delle migliori, quello che però lascia molti dubbi e tante domande è come sia stato possibile aver perso il controllo quando, avendo raggiunto il pareggio sul finale, poteva considerarsi ormai finita la partita e quindi aver raccolto un punto che non è mai da buttar via. E invece un altro errore deleterio è costato caro alla Pistoiese, cioè la sconfitta, e di errori anche contro il Gubbio ce ne sono stati, nonostante la gara fosse iniziata nel migliore dei modi con il vantaggio arancione, durato però solo 4 minuti perché prontamente gli ospiti hanno pareggiato i conti. Non solo, hanno anche raddoppiato finendo il primo tempo sul 2-1. E poi la Pistoiese ha avuto tutto il secondo tempo per poter fare il gol del pari, ma una squadra che dimostra di avere ancora poca solidità, ancora meno resistenza alle difficoltà, si perde proprio quando sarebbe il momento invece di essere cinici per portare a casa qualcosa piuttosto che niente. E dopo questa sconfitta, in mezzo a contestazioni e fischi sotto i quali è uscita la squadra dopo la sfida con il Gubbio, la società preferisce il silenzio e a parlare è solo il tecnico arancione, David Sassarini. Ma se devo andare a analizzare la prestazione, ragazzi hanno corso, hanno lottato, hanno giocato, a volte con lucidità, a volte un po' meno, però sono stati in partita con una squadra forte. E quello che mi fa arrabbiare è che quando andiamo in vantaggio facciamo il passo indietro. Questa è una cosa che ho già notato ed è una cosa che continua ad accadere, invece di ci sentiamo in dovere di giocare meno, in dovere di difendere di più, di fare il passo indietro, di avere meno intensità offensiva per quanto riguarda il pressing difensivo, ma riferito alla metà campo avversaria, e quindi concediamo campo. Concedendo campo hanno trovato due episodi in un tempo e hanno fatto due gol, che sono bravi davanti, che hanno qualità. Io credo che la mia squadra, ribadisco, abbia fatto una buona prestazione. Poi ci sono dei momenti e dei momenti. Si sa che noi si va dentro questa altalena perché si può incombere in filotti negativi e momenti positivi. Abbiamo avuto un mese fa un filotto positivo, ora abbiamo quello negativo e siamo dentro questa altalena qua. Quello che ci deve tenere è la coerenza di quello che andiamo a fare, credendoci, perché comunque sia siamo a 4 punti della salvezza diretta, con ci sono 7 squadre nel giro di 5-6 punti. Quindi insomma credo che il percorso sia lì.